Il monastero della Discordia e un presepe a rischio sfratto succede a Vibonati. Sabato sarà inaugurata nel monastero di San Francesco da Paola la mostra permanente voluta dall'imprenditore Carmine Cardinale in collaborazione con il comune guidato dal sindaco Manuel Borrelli. Una mostra di un presepe imponente che ha trovato però l'ostracismo del parroco del paese, Don Martino Romano, il quale non crede che sia il luogo adatto per una mostra del genere. Il motivo è presto detto: il parroco ritiene, anche in base ad alcuni ricorsi presentati al Tribunale Civile di Lagonegro, che il monastero sia di proprietà della Chiesa e che la magistratura, non pronunciandosi ancora su tale ricorso, lascerebbe nel limbo la questione. Insomma, secondo Don Martino, fino a quando non ci sarà una pronuncia ufficiale, il monastero non è utilizzabile per cose comunali, pur se si tratta di un presepe di migliaia di euro, che sarà comunque inaugurato sabato. Non è il presepe il problema, ha riferito il Don, ma il luogo è un luogo sotto indagine, ha aggiunto. Questa comunque è una tesi confutata dall'amministrazione comunale, aggiungiamo noi. E quindi con questo principio il presepe, ha sottolineato il prete, è sempre una bellissima notizia, potrebbe avere caratteristiche poco cristiane. Per questo motivo e perché l'installazione avrebbe alterato la storia dello stabile, il parroco avrebbe richiesto il sequestro dello stabile e del presepe, un edificio che sì è ibrido nella sua proprietà, ma che è stato usato dal comune dal 1917, soprattutto ospitando suore e anche centri di accoglienza. Ma il presepe a quanto pare no, non va proprio bene. Una bufera dal sapore di Peppone e Don Camillo che da Vibonati sfiora anche Teggiano, tra l'altro città di residenza dell'imprenditore Carmine Cardinale, che per portare a termine questo progetto ha anche effettuato dei lavori sull'edificio. A Teggiano, dicevamo, dove c'è la sede vescovile, con il vescovo Monsignor Antonio De Luca che deve fare da mediatore tra le parti. E quindi la domanda è lecita: tra un prete, un vescovo e il cardinale, chi la spunterà alla fine?